Ciao a tutti, io sono Anita di KivaInternational.com. Nel video di oggi parleremo della leadership e di quanto sia importante questa qualità. Sono sicura che ognuno di voi ha sentito la classica frase sei nato per essere un leader, ma non fatevi abbattere perché ci sono alcune qualità che un leader possiede che possono essere apprese facilmente e oggi vi darò tre punti fondamentali per poter migliorare queste qualità. Quando si parla di leadership dovete avere bene in mente chi è il vostro role model, quindi a chi vi ispirate, qual è la leadership, lo stile di leadership che vi piace. Ovviamente ci sono vari stili e ognuno ha un po' la sua innata. La leadership non appartiene solamente al mondo del lavoro e quindi al mondo del business, bensì potrebbero esserci dei modelli di leadership anche tra i familiari, gli amici, i colleghi, persone a voi vicine, nello sport. Per questo avrei piacere di chiedervi di lasciarmi un messaggio qui sotto indicandomi chi è il vostro leader e per quale motivo avete scelto questa persona per rappresentare tutto ciò che secondo voi è la leadership. Lo stile di leadership e un leader a cui io mi ispiro è Lord Sugar. Lord Sugar è un imprenditore inglese che si è fatto da solo, che grazie alla sua vision è riuscito a creare un impero. È anche colui che è stato selezionato per portare avanti il programma di Apprentice in Inghilterra. Quindi se avete magari modo date un'occhiata al programma perché vedrete che stile di leadership Lord Sugar porta avanti. Sono sicura che molti di voi potrebbero pensare a Steve Jobs come la rappresentazione della leadership. In effetti è stato in grado di trascinare e cambiare il mondo perché la sua visione era talmente potente e tutto ciò che diceva era talmente reale, lui ci credeva al 100%, per cui anche le altre persone lo seguivano. Vorrei farvi un piccolo esempio riguardante Steve Jobs quando si è presentato dinanzi a John Sculley, che era il CEO di Pepsi, per convincerlo a diventare CEO di Apple. Quello che Steve Jobs ha detto a Sculley è stato: "Do you want to sell sugar water for the rest of your life or do you want to come with me and change the world?" Quindi vuoi rimanere a vendere acqua zuccherata per tutta la tua vita oppure puoi venire con me e cambiare il mondo? John Sculley, di fronte a queste parole, è rimasto davvero sbalordito e infatti ha esordito dicendo: "I wondered for the rest of my life what I would have missed." Ora vediamo insieme i tre punti di oggi per in qualche modo riuscire a migliorare le proprie qualità di leadership. Il primo punto è quello di dare l'esempio, quindi leading by example. Non puoi certo dire a qualcuno di fare qualcosa, di buttarsi, di rischiare, se nemmeno tu in prima persona sei disposto a farlo. Quindi sicuramente questa è una delle caratteristiche che un leader ha. Fa le cose materialmente, una volta che le ha fatte le può insegnare. E qui ci colleghiamo quindi con il secondo punto. Dai una mano alle persone intorno a te a diventare la migliore versione di loro stessi. Questo che cosa significa? Dai una mano alle persone a te care, alle persone a te vicine e a qualcuno che ti chiede una mano, perché questo aiuterà non solo l'altra persona, bensì aiuterà anche te a migliorarti, ad essere un mentore. E credetemi che potrebbe essere e sembrare molto molto semplice, però in realtà è abbastanza difficile essere un buon mentore e dare una mano agli altri, quindi se avete imparato qualcosa cercate di condividerlo. Un buon leader fa proprio questo, condivide con gli altri quello che ha imparato per rendere la vita degli altri migliori e per dare un supporto a delle persone che magari hanno una difficoltà. Solo così facendo creerete un rapporto con quella persona molto speciale e quel rapporto ovviamente creerà in quella persona la voglia di seguirvi, la voglia di chiedere a voi dei consigli, di fidarvi di ciò che gli dite. Il terzo punto è quello di creare un ambiente nella quale ogni persona intorno a te può crescere
e sviluppare le proprie competenze. Che cosa fa un leader, infatti? Prende il meglio di ogni persona intorno a sé per creare un ambiente completo, un ambiente sano, in cui le persone non hanno paura di alzare la mano e dire la propria, perché il punto di vista di un'altra persona potrebbe essere esattamente quello giusto che mancava ad un progetto, ad un'idea, ad un qualcosa per svilupparsi al meglio, magari esattamente quella piccola idea a cui il leader non aveva pensato, ma che magari la persona più impensabile potrebbe invece portare alla luce. Infatti c'è un detto che dice che una persona tende a diventare la media delle 5 persone con la quale si interfaccia più spesso. Quindi cercate di dare una mano non solo nel lavoro, ma anche a scuola, con la vostra famiglia. Cercate di dare una mano alla persona, a delle persone che vi stanno intorno, a diventare, come dicevo prima, la migliore versione di se stessi. Questo vi aiuterà alla fine a diventare un ottimo leader. Ogni supporto e consiglio che date e ogni conseguenza che ne deriva, e vedete magari la persona migliorarsi, riuscire a fare carriera, essere più contenta con se stessi, magari una persona siete riusciti a tirarla fuori dal guscio, far sì che una persona appunto non abbia più paura magari di alzare la mano e dire la propria, dovete scriverlo in un libro, in un quaderno, o dove volete, segnatevelo magari nel cellulare, perché queste cose vi potrebbero essere molto utili anche durante un colloquio di lavoro. Infatti molto spesso durante il colloquio vi potrebbe venire richiesto, infatti, se ci sono stati degli episodi in cui avete dimostrato la leadership o comunque quali sono i vostri punti di forza, e potete sicuramente tirare fuori questi tipi di esempi facendo capire alla persona che vi siete dedicati agli altri e che avete comunque lavorato su voi stessi ma anche sugli altri. Se il video vi è piaciuto vi chiederei di lasciarmi un piccolo like di supporto, iscrivervi al canale qui sotto, così da non perdere tutti i nostri prossimi video. Se avete qualche domanda, mi raccomando, non abbiate paura di farla, lasciatemi un messaggio qui sotto e vi risponderò il prima possibile. Se avete piacere potete lasciarmi qui sotto un messaggio spiegandomi chi è il leader alla quale vi ispirate e per quale motivo. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!